Primo piano su Marcello Nicolella, inizia qui la Serie B nell'estivo. 0-0, Scialbo 0-0. Eh? Pallone più morbido in Boca Sorgente, che ieri ricordiamo ha perso un dente, oggi perderà un'unghia. Oggi sicuramente perderà un'unghia del piede. 0-0 tra i Pora Mamma, il team di Capitan Babà Esposito, e i fuori ruolo di Capitan Nicolella. Sorgente infatti è in difesa, Paduano è tra i pali perché Paduano non è portiere. È una serie di altri giocatori che vanno un po' a destra e a manca. Sorgente, lo slalom, poi Summa. Tornato da Berlino in grande spolvero. Sorgente, attacca per Lello Vitiello, 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 la tiene e guadagna il calcio d'angolo. Prezioso in questa fase, il dai e vai, ancora con Lellone Vitiello protagonista, la conclusione che viene murata, occhio al break, prova a farsi vedere Gullo Di Maio, si perde troppo tempo però, Di Maio, ancora Gullo, prova ad andare sull'auto di sinistra, lo chiude il caprone, che di gran mestiere sparacchia via, serve un po' la verve di Nicolella in fase realizzativa. Maglietta di Di Vaio che oggi sta condannando il Genoa in Serie B. Sì, sta vincendo. 2-0 il Bologna. No, ha segnato Portanova e Ramirez. Due assist di Di Vaio. Palla che va sulla laterale. Giocatura sulla sbocciola di Moriello. Sorgente. Prova ad andare, servendo Vitiello, palla persa, arriva Somma, vince due rimpalli, poi la perde. Gargiulo viene fermato da Sorgente, Gargiulo di tacco, chiude il caprontenore, lungo lancia a cercare Nicolella. E Babà di testa! Cerca l'Eurogol, ma nella propria porta, blocca il portiere senza troppi problemi. Vitiello, vola Sorgente in cielo, poi Lello Vitiello, la mette giù, prova a servire Nicolella, ottimo la palla, Nicolella! Sparacchia via! Qui non è un bomber. Da quella posizione, Fabio. Che bravo Vitiello. Palla alta. L'inserimento di Nicolella l'ha servito alla, con la professione. Una... Non so che dire. Questo è più Bagni però. Poi Pirlo. Mamma Pirlo. Pirlo, che palla. Ma poi destro. Di Di Maio. Che giocatore Pirlo. Sul fondo. Andiamo. Su un Gargiulo versione estiva. Destro, sinistro. Che giocatore. Paduano, Babà usa termini impropri. Che bravo Babà, infinocchiare. Sorgente, chiama lo schema. Cercare il caprone, palla lunga, noi interrompiamo. Questo tutto bellissimo perfetto, Fabio, collegamento. Perfetto. Sarà il caldo, sarà la primavera, prima giornata dell'estivo. Babà il migliore in campo, signori. Che Babà partita. Migliore in campo. Che partita per Babà. Quattro gol, così, Babà migliore in campo. Così ha decretato Mauriello Gargiulo, non accusare. Mauriello, parole, cito testualmente una liga Babà. Che prestazione allora. Fra difficoltà del caldo si è fatto sentire. E qui il più tuo peso. Loro, il tuo peso ti ha dato i grassi necessari. Per siamo alla frutta, siamo alla frutta. Questi sono i grassi che Babà ha accumulato e quando fa caldo li sfrutta. Così, capito? Io farei un applauso alla squadra perché ha giocato molto bene. Senti Babigno, a questo punto voi con l'estivo giocate quasi meglio dell'invernale, c'è un obiettivo un po' più bello. Partiamo sempre forte, all'inizio proprio perdiamo sempre alla fine. Sempre. E quest'anno cerchiamo di fare la stessa costante. Cosa. Fate la stessa cosa invece secondo una costante. Cerchiamo. Un benzina. Vediamo questa vittoria al Rosso che è partito. Facciamo una sua. Speriamo che non torni. Speriamo. E anche a Jacopino. Senti, ritorno di Bomber Di Maio. Ricordo come mai, ma si sa, lui non ha bisogno di complimenti. È senza tempo. Certo, ultimamente le sue prestazioni sono in fase calante, però. Come i grandi giocatori si riprenderà. La colpa delle nuove ragazze, anche qua Tenga ha avuto i suoi problemi. Si è ripreso tu poi, figurati, non si può riprendere. Si riprendono tutti. C'è anche la crescita del capello. È vero, attenzione. Occhio, attenzione. Occhio che... Grazie, Babì. Un applauso anche a Danilo che ogni giorno fa sempre video più divertenti. Beh, sempre più.